in the beginning. Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xuder e oggi ragazzi siamo su Clash Royale perché come state vedendo sta sbrilluccicando quel tasto là in alto a sinistra delle missioni. C'è un bauletto ragazzi da aprire, c'è un baule super magico da aprire. E non solo ragazzi, abbiamo anche un baule gigante per voi. Direi ragazzi di aprire subito il nostro video aprendo il baule giant. Vediamo che cosa troviamo dentro. 924 di gold per noi, 4 le skip. Andiamo a vedere subito e arrivano 24 barili d'ossa. Questi li sto usando nel deck che voglio inserire in ladder al posto del mio deck normale con log rider. Avanti ancora subito un'epica, arriva un barile goblin, 80 su 50, tantissimi, davvero tantissimi ragazzi. Avanti ancora, 221 spiriti del ghiaccio, anche questi li uso per il momento ancora nel main deck, tanta roba. Speriamo che si chiuda con una carta che mi serve, vediamo. Oh mio Dio, 62 scaricuccioli ragazzi, non ci credo che baule gigante è arrivato. Oh mio Dio ragazzi, scaricuccioli potenziabili all'8 ragazzi, mamma mia, li andremo sicuramente a potenziare ragazzi. Questo è il deck che sto costruendo, che è il deck di Oran Juice ragazzi, con il quale mi trovo veramente molto molto bene a giocare le sfide classiche. Lui ovviamente lo usa il ladder, lo usa tutto maxato ed è veramente veramente una potenza. Anzi, andiamo subito a vederlo ragazzi in una sfida classica, così poi andiamo ad aprire, poi andiamo a fare una normale e poi chiudiamo in bellezza con il super magico. Vediamo un pochettino come gira questo deck ancora in classica. Non mi dispiace proprio per nulla ragazzi. Se abbiamo una capanna la usiamo subito per avere una superiorità e anche una difesa nel nostro field. Avanti ancora, lui apre con uno grider che non va sulla capanna, quindi subito necessario il gran cavaliere per andare a fermare lo grider e capanna insieme alla torre che vanno a colpire le guardie. Capanna non viene in questo momento colpita, dovevo giocare gli scaricuccioli, ho sbagliato. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa. No, direi che è stato troppo violento il suo drago inferno per poter essere fermato, però lui va a giocare un golem. Io gli metto davanti un fantasma ragazzi, stiamo spingendo sulla sinistra, bene il drago inferno che entra, bene lo spirito del ghiaccio che va a congelare il fantasma che in questo momento va a colpire anche le guardie, aiutato nuovamente dalla capannina con i goblin lancieri. Di nuovo per lui o grider, andiamo a fermarlo con gli scaricuccioli, subiremo un po' di danni ma noi puntiamo a pushare sulla sinistra. Eccezionale questa fireball ragazzi, ci lascia la possibilità di aprire con 6 di elisir, con miner, barile d'ossa, ci sta tutto ragazzi. Aspettiamo ancora un istante, giù il barile d'ossa adesso ragazzi, e miner assolutamente piazzato davanti alla torre, necessario, eccezionale ancora. Andiamo a tirare pure una zap per fermare, si libera il barile che va a colpire di prepotenza, porta la torre a 1441 e di nuovo giù la capanna dei goblin. Qua serve il gran cavaliere per il suo grider che dovrebbe arrivare tra pochissimo sulla fascia destra, vediamo, ed infatti eccolo lì, ma abbiamo il gran cavaliere, andiamo a piazzarlo giù adesso così lui è obbligato ad andare a difendersi. Noi possiamo continuare a fare dei micro danni sulla parte sinistra, dovrebbe giocare il drago inferno, andrei a fermarlo, non gioca il drago inferno ma sopra scaricuccioli di nuovo, eccezionale il drago inferno piazzato adesso. Noi andiamo col barile dall'altra parte, aspettavo qualcosa di simile ragazzi, barile cattivissimo, di nuovo capanna dei goblin a dar fastidio, il barile che entra, lui va a frecciare in ritardo e freccia, cioè in anticipo, scusate, barile cattivissimo, va a tirare giù il suo coso. Intanto guardate gli scaricuccioli contro il drago inferno ragazzi, non so se ho reso l'idea ragazzi, guardate che roba, e siamo pronti a spingere qua ragazzi, non ci ferma più nessuno ragazzi, ancora scaricuccioli, andiamo a provare a zappare il drago inferno, benissimo la zappata, lui va con la fireball credo sui miei scaricuccioli, di nuovo una capanna per deviare il suo grider fantasma necessario.
avversario per andare a colpirlo. Lui spreca le frecce, io giocherei un miner molto corto, bene così, 10 secondi alla fine, il fantasma torna ad essere invisibile, il drago inferno lo ignora completamente, scari i cuccioli dietro per andare a fermare il suo drago inferno, eccezionale così la giocata, 3, 2, 1. E andiamo a portarcela a casa, ragazzi. Guardate che meraviglia, come gira bene 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 questo deck, ragazzi, veramente una potenza incredibile. Prima di andare ad aprire, lo apriamo, dai, andiamo ad aprire il super magico. Ma ragazzi, prima di andare ad aprire il super magico, mi raccomando, una fucilata di pollicioni in su se vi sta piacendo questo video, e dai, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Forza ragazzi, forza, baule super magico, attenzione, 7 skip, 7128 di gold, allucinante, mi sembrano tantissimi. Andiamo a vedere, 9 cure, queste non mi servono, ragazzi, attenzione, ancora arrivano 230 gang di goblin, che non è così malvagia, speravo in qualcosa di meglio, ma va bene, attenzione ancora, 44 torri bombardiere, queste invece non le uso, 376 cannoni, peccato, non uso neanche questo. Ancora 3 skip, ragazzi, ancora 3 e poi è tutto finito. Oh shit, abbiamo la leggendaria, ragazzi, abbiamo la leggendaria, ne uso 4 nel deck, dai, ti prego, una di quelle 4, dammi un miner o un drago inferno, una delle due. Arriva il fantasma! Oh, tanta roba, ragazzi! Arriva il ghost, ragazzi! Bene, bene, bene! 1 su 4! Attenzione! Ultima skip! Qua proprio i pollicioni devono volare come le colombe sul Duomo di Milano! Mi raccomando, vediamo con cosa chiudiamo! Con 26 cuccioli di drago, ragazzi! GG! Royal Ghost che arriva come leggendaria, non potevo chiedere di meglio, ragazzi. Andiamo a prenderci anche il baule omaggio, 103 di gold, un rocket e 13 mortazioni, non ci servono, mamma mia, ragazzi. Andiamo a potenziare subito a livello 8 i nostri scaricuccioli, iniziano a diventare abbastanza interessanti a questo livello, ragazzi. 400 punti esperienza per me e deck che comincia ad ingrossarsi, mamma mia, ragazzi. Ho un drago inferno, un miner, un gran cavaliere, mi servirebbe una di queste, ma il fantasma, tanta roba. Sapete cosa vi dico, ragazzi? Una bella partitella in ladder con il deck con Log Rider e poi ci salutiamo. GG per questo video, tanta roba. Siamo contro FTB dei Tropad of Fitanum, Vediamo un pochettino, ragazzi, cosa fa lui. Lui non apre, quindi dietro con il quintetto di pipistrelli non abbiamo nulla di interessante. Tenterei uno spirito del ghiaccio, ancora niente da fare. Allora gli arcieri dietro, spirito se ne va per i fatti suoi, vediamo se mi apre con lo grader, gioca una princess, andiamo a tirare via la princess solo così per evitare fastidi, possiamo deviare il suo cavaliere con i goblin, lui gioca un drago, io voglio comunque tentare di proteggere l'arciere eccezionale che va infatti sul suo baby dragon a livello 7, fermato in questo momento anche dai pipistrelli. Grader tira una hit, non facciamo nulla, attenzione alla gang, andiamo solo a zappare per evitare i danni dei lancieri. 2670 la sua torre in alto a sinistra, 2950 la mia in basso a sinistra, vediamo un pochettino come decide di giocare lui. Siamo quasi uguali, ragazzi, attenzione, gioca molto arretrato un cavaliere, io non ho tutta questa fretta, andrei con gli arcieri entrambi a sinistra, vediamo se lui, esatto, lui va con la princess, andiamo a palafocagli torre e princess che dà solo fastidio, quella princess lì mi dà solo fastidio, ragazzi, bene così, e allora mini pecca davanti a proteggere un arciere, molto bene, e c'è il push dall'altro lato, ragazzi, con lo grader, attenzione, lui va a tirare la torre inferno, gioca al drago, grader se ne va, ragazzi, incredibile, non ci credo, grader se n'è andato sul serio, tenta una zap, aspettiamo che il suo drago colpisca e poi lo accerchiamo con i pipistrelli, ragazzi, andiamo a danneggiarlo
di prepotenza. Drago fermato, 2505, 1461 la sua torre in alto a destra, ragazzi. Abbiamo i nostri goblettini, lui c'ha il barile al 6, noi con i goblin riusciamo a fermarlo senza troppi problemi. 2109 la torre, devo tentare di spingere molto bene di là. GG per la princess giocata di qua, te la vado a pallafocare di nuovo, così la togliamo subito, che non ci piace vedere lì la princess. Ce la possiamo fare, ragazzi. Questo c'ha il rocket, non capisco quale sia il suo attacco principale, non mi è chiara questa cosa, ragazzi. Andiamo avanti, dove giocare la torre inferno, lui ed infatti gioca la torre, aspettiamo che riusciamo a congelare la torre, poi andiamo con la zappa, di nuovo pipistrelli sopra, non riusciamo a fermare, cercherei di ciclare lo grider adesso che lui non ha più disponibile la torre, gioca la princess, e ora spingiamo anche con lo spiritino del ghiaccio, pronta la zappa, e vediamo se entra lo grider, molto bene, 23 secondi alla fine, 401 la sua torre, lui va di nuovo con il barile, e la torre di là non ci interessa in realtà, non ci interessa molto, andiamo con così con i pipistrelli, lui va con la double princess, tento una fireball cattivissima, ragazzi, va a pulire la fireball cattivissima, dietro anche gli arcieri, lui deve piazzare la torre, ma noi andiamo a scaricare, ragazzi, e anche a congelare, ci dovremo essere, ragazzi, manca solo un hit dell'Hog Rider che non arriva, rimane a 35 di là, rimane a 35, serve la mia prossima zap, non ci credo, la va a chiudere con il rocket, GG per lui, molto molto bravo ad andare a chiuderla sul finale col rocket. Beh ragazzi, direi che per oggi il video può fermarsi qua, direi che ne abbiamo viste davvero di tutti i colori, io vi ringrazio per averlo seguito, vi ricordo di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Noi ci vediamo presto, ciao.